Ed eccolo qui. Allora, è il Cream Shadow Vamp Pupa Velvet Matte. Bellissimi. Eccezionale. È come lo smalto. Vedete? Adesso vabbè, è un po' sbeccato perché è da molti giorni che ce l'ho. È quasi una settimana e se vedete. Lasciate stare le pellicine perché quelle me le mangio, non riesco a farne a meno, però vedete, non è bello, molto bello delicato. Eccolo qua, vedete? Meraviglioso, matte e luminoso e secondo me ci sta benissimo con il color pastello pescato. Questa è la colorazione 003 Purity Seal. Come vi dicevo, ho preso anche lo smalto, vi faccio vedere anche lo smalto. E questo invece dovrebbe essere nella colorazione 002, smalto effetto speciale, Gummy Matte, perché è sempre uno smalto matte. Qui sulle mie unghie l'avete visto lucido perché a me piace di più così, appunto averlo lucido, però anche l'effetto che dà lui non è male, è un, come dice la parola stessa, gummy matte, è un effetto matte gommato, diciamo, e molto molto carino, sono proprio contenta anche di questi acquisti. E invece adesso passo a mostrarvi le ultime due cose che ho preso da Kiko. E si tratta di ombrettini. Allora, un altro è questo, preso sempre a 2 euro ed è della vecchia collezione, il Color Shock di Kiko. Ho preso questo qui nella colorazione 101 Punk Baby Pink, che è questo bellissimo color rosato. Questi ombretti sono resistentissimi. E quindi a 2 euro anche questo non potevo lasciarmelo perdere, vi faccio vedere anche questo. Però vi assicuro che questi qui li metti la mattina e li togli la sera senza neanche una pieghetta, bellissimi. Secondo me il rosa sta bene a tutte, illumina la palpebra e poi soprattutto l'ho pensato anche con questa matitina blu, secondo me deve essere veramente veramente carino. Ecco, l'ultima cosa invece acquistata fa riferimento alla collezione nuova e quindi è un Color Cool Touch e Shadow, è fatto così. E la confezione è molto carina, anche lui ha il suo gommino, che è questo. Vabbè, lo vedete tozzo perché l'ho già usato. E anche questo è sempre gommato, la consistenza anche qui non è polverosa, ma è semi polverosa, ecco, diciamo. La confezione è questa. Se la apro è fatta così, vedete, ha la sua plastichina sopra che va aperta, vediamo se ci riesco, in modo che l'ombrettino non prenda aria, ha la pellicolina trasparente anche ed è questo colore che ovviamente dal video non si vedrà. Eccolo qua. Sì, tendente al viola. Taupe tendente al viola, infatti il nome è Ingenious Taupe numero 08. E niente, molto bello, però dicevo, l'unica cosa è che con questo pennellino non riesco a stenderlo bene e devo provare con un pennellino magari dalle setole sintetiche e provare a. Non l'ho ancora provato sulla palpebra, lo sono swatchato, quindi vediamo un po' come rende. E con Kiko ho finito e direi che sono a posto per un bel po'. Anzi, no, non è finita con le cose di Kiko. Un'ultima cosa che avevo sempre voluto acquistare, sto parlando base labbra, primer labbra di Kiko, ha sempre catturato la mia attenzione, però non mi ero mai decisa. Invece adesso, visto che ho detto devo andare a matrimonio, uso una cosa che è un po' glossata, però magari sotto ci metto una base così dura un pochino di più, poi staremo a vedere. È questa. Vabbè, con la luce, eccola qua, lip base, ed è
va a correggere proprio le labbra, però vedete, non, diciamo che diventa color neutro, ecco, una volta stesa sulla bocca. Ecco, una cosa ho notato, perché l'ho provata comunque già una volta, per mettere questa base dovete veramente, veramente fare prima un piccolo scrub alle labbra, perché se avete le pellicine, quelle le accentua assolutamente, anche perché una volta seccato fa proprio attrito, e quindi se poi andate sopra a stenderci il rossetto, veramente darà una brutta stesura, ecco. Ok, veramente adesso con Kiko ho finito, vi faccio vedere le due cose che ho preso da MAC, che sono questo gloss, lip gloss, sempre a 10 euro perché è una mini size. Vi faccio vedere anche questo, che è un bel colore pieno, poi aderisce bene alle labbra. Vedete? È un rosa, sì, un rosa con un sottotono tendente al marroncino. Ha questi brillantini che gli danno un bel po' di luce, e quindi a me è piaciuto molto. Mi sono lasciata tentare. Poi cosa ho fatto? Ho preso anche una matita, che non avevo mai provato nessuna matita per le labbra di MAC, e la matita per le labbra che si chiama Cream Stick Liner. Questa qui l'ho provata e devo dire che è molto molto resistente, matte, perché è matte, però allo stesso tempo quando la stendete è scorrevole, però si fissa in una maniera impressionante, molto molto bella. Ecco, e quindi potete metterci questa come base, lasciarla così tranquillamente nuda e cruda, o se no andarci a mettere sopra un lip gloss, anche questo stesso, che messi insieme secondo me sono proprio una bella combo. Vi faccio vedere anche di questa lo swatch. Vedete? Secondo me sono fatti l'uno per l'altra. Adesso qui forse sembrano un attimino troppo tendenti al marroncino, però vi assicuro che sono rosate, ecco. Ok, anche con MAC abbiamo finito. Anche perché la MAC non è che potessi comprare chissà quali cose, avendo fatto già delle belle spesette. E le ultime cose che vi mostro sono un primer che ho preso da Pupa, che è la prima volta che lo compro, ed è il Professional Primer base occhi pre-trucco uniformante e fissante. È questa qui. Ed è fatta così, come un semplice primer, proprio da mettere in previsione sempre del matrimonio, per far durare sempre di più l'ombretto. E anche questo, faccio vedere qui, vedete, è sempre neutro, quando lo vado a stendere sparisce e fa questa azione, diciamo, levigata per la palpebra. Vedremo come si comporterà. Poi ho comprato questo blush di Deborah, questa è una nuova colorazione, e devo dire che questi blush, che dire, sono spettacolari, durano un sacco. Adesso anche qui ce l'ho addosso, però probabilmente non si vedrà tanto, però durano, durano un sacco. Io mi sono sempre lamentata, ecco, per esempio i blush di Kiko a me non piacciono, durano molto molto poco. Avevo un blush dell'Essence e anche quello non aveva granché di durata, ma questi veramente sono il top. Se dovessi ricomprare altri blush, comprerei sicuramente da Deborah. Qui aveva un suo cosino, un suo pennellino che a me assolutamente non piace, ha delle setole. Poi che una volta che vai a stendere appunto il prodotto, sono anche abbastanza dure, risultano anche abbastanza dure e poco delicate per la pelle, insomma, quindi io l'ho tolto semplicemente. Vi faccio vedere la colorazione, che è un rosa fucsia.
Vedete? Molto molto scrivente. Quindi basta metterne pochino pochino. Vedete, molto bello. E per quel che riguarda fondotinta, ho comprato con uno sconto che avevo da Sephora del 30%, questo fondotinta della Collistar, che è fondotinta più correttore duo perfezione totale, SPF 15. E in pratica, qui dicono subito pelle perfetta, copertura impeccabile, colore luminoso, uniforme e naturale. Questo qui devo ancora testarlo bene. Diciamo che l'ho messo un paio di volte e non mi è dispiaciuto. Il correttore che c'è sopra, lo vedete fatto così. Sono 30 ml di prodotto. E qui sopra c'è il tappino che contiene il correttore. Il correttore, fate attenzione perché ha la cialdina, vabbè, adesso non viene giù, l'altro giorno mi è cascata. Comunque, il mio è nella colorazione 3 sabbia e vi faccio vedere il correttore, che sì, è un color pescato, però per me è troppo chiaro. Però vabbè, in questo caso vado a mettere prima il correttore, poi con la spugnetta ci tampono su il fondotinta che ha questo beccuccio qui. Vediamo se riesco a farvi vedere la colorazione. Non è liquidissimo. Io l'ho utilizzato. No, vabbè, da qui non si vede. Io l'ho utilizzato sempre con la spugnetta, con la mia spugnetta ormai preferita di Kiko. E quindi con la spugnetta bagnata, e proprio perché non è né troppo denso né troppo liquido, però ho preferito stenderlo appunto con quella. Proverò anche col pennello e vediamo che tipo di stesura. Eventualmente, magari prossimamente vi farò un video in cui provo un po' di questi prodotti messi assieme. Adesso ve li ho fatti vedere così tanto per mostrarvi un po' il risultato, però magari prossimamente vi so dare informazioni più dettagliate come al solito e vedete anche magari un trucco che ne esce fuori, ecco. Basta, no, scusate, cioè manca la cosa, il pezzo d'abbigliamento che ho preso da oltre. Ed è questo veramente è stata veramente un'occasione, perché è un maglioncino di quelli, non so se lo vedete, vi faccio vedere la trama a costine. Sembra, diciamo, che abbia una X in mezzo ed è di quelli che possono essere utilizzati con un'altra maglietta sotto e quindi fare un accostamento di colori, ecco. E quindi niente, questo magari poi ve lo farò vedere, non so se si vede. Non è molto lungo, arriva al bacino, va sblusato un po'. E mi è piaciuto molto, vi dico quanto l'ho pagato. Allora, costava prezzo pieno 49,95 euro, io l'ho pagato 17,95 euro. Meglio di così che puoi volere. E va bene. Ecco, questi erano i miei acquisti. Spero di non avervi annoiato. Sicuramente vi ho fatto confusione perché vi ho mostrato una cosa, poi ho tirato in mezzo l'altra, poi l'altra ancora. Però portate pazienza e magari, come ho detto prima, prossimamente vi faccio vedere più nel dettaglio i singoli prodotti. Intanto vi ringrazio e vi auguro buon pomeriggio, buona giornata a seconda di quando guarderete il video. Ciao a tutti!